Sarà capitato a tutti, almeno una volta nella vita, di vedersi una mosca posare nel piatto in cui stiamo mangiando o che ci accingiamo a mangiare, sia pasta oppure un secondo, carne o pesce, così come un dolce, sì, ma anche la frutta. In ogni caso, questi fastidiosi insetti sono un incubo per chiunque si stia godendo il suo pasto. Ma che succede ogni volta che si appoggia sopra? Beh, le mosche di base sono già creature particolarmente sporche. Si posano su feci di animali, cibo in decomposizione, spazzatura varia e così facendo accumulano e trasportano gran parte degli agenti patogeni presenti su queste sostanze. Agenti patogeni di oltre 100 tipi, alcuni dei quali capaci di causare nell'uomo patologie come dissenteria, tifo e colera. Ogni mosca è in grado di trasportare ben 26 milioni di batteri, i quali poi vengono trasferiti sul cibo. Basta una semplice passeggiata di pochi secondi e il gioco è fatto. Ma mica è finita qui. Non si limitano solamente a camminare sul cibo, ma addirittura finiscono col vomitarci sopra. Il loro particolare meccanismo di digestione, infatti, porta a rigurgitare parte del cibo assunto per eliminarne la componente liquida, in modo da occupare minor spazio all'interno dello stomaco.